perché? Il con la bestia. Oh. Sempre che non puoi con la bestia, che se le muoio dopo che... Oh, ma stai qua da fare che non muoio. Comodori! C'è un motore della Madonna! C'è un motore della Madonna! Ma sono queste! Leggerino! Tu stai guidando! Via, sono troppo molle, figa, scusami Pietro, Sì. Che tu guidi sotto, però tieni un po' tirate! Allora, fatti dal presupposto, se chi in cinque, quattro la pensano in un modo. Figa, adesso sono partito, ben andata giù! Ho tu tirarle su! Sono d'accordo! No, molli non vanno bene! Però tirare un po'! L'amica giusto! Sono troppe molle! Ma chi rende verso giù, perché in discesa specialmente? Figa. Metti che ti scappa via. No, il fatto è che se ti tocca dentro un rametto, un coso che te la muove, sei ciulato. Oh, posso, perché vai a cercarlo. Sei ciulato dopo, Posso che lavora. No, ma un puzzle da sta dritto, da sta. Io dico quando tu tiri, puoi guidare così. Dici così, lavori così. Ho detto tu puoi guidare così, non devi fare così, poi c'è la salita. Quello. Riesci più. Volte l'ho persa, Vabbè, ma lui già perché io metto lì il dito, però mi va giù. È troppo molle, tu guidi così, ma tiralo un po'. La prima era bella. Cammina sta smuola, prima diventa dura, prima sta smuola a è già buona che ti diventa duro ancora. Fa un po' pissare, diventa duro. Specialmente la mattina. È come Severino, la mattina di chi dice, ma prima che vuoi pissare la femo o la rimandiamo domani? ma quello è meglio. Quello è meglio perché gli si alza. Ma tanto ti si alza sempre in piedi, sei un po' più avanti è meglio. L'ho tirato avanti anch'io. Sì, quello sì. Perché noi io penso che me lo faccio. Quello sì. Porco Dio, che cazzo è? Quello è esagerato. Perché tu puoi guidare così, ma non puoi tenerli così molle. Perché si muovono, no? Ah no, prendi dentro un rametto, una cosa e ciulato. Vai in mezzo in posto perché vai a cercarla. Figaro. Poi no, io che viaggio sul dito. Bravo. Figa. Uguale. Che schifo, tutte le che trasmutano talmente. Ma come va? Figa, è perfetto. La bagnata a bisbino ti muota. Tanto ce l'ha sempre manetta, quindi cosa cambia? E basta che torna giù. Cazzo, io ho perso la vitina del fermo, ho perso. Ho perso questa qua. Ho perso. Perché me ne sono. Ma l'ho persa di San Lucio, Vedi, avevo su anche la molla, ma l'ha persa. Perché non mi serve a niente perché è in fine corsa comunque e va bene. Però l'ha persa. Quanto che arriva? Minchia, mollale. Mollale quasi tutte. Mollale. Specialmente nello scudo. Ma anche perché no, ma così nelle salite, se ti prende il colpo te la tira in piedi. Subito. Ma guarda che poi nelle discese. No. Ho capito, lasciala infossare. Cazzo, quando arrivi in fine corsa è infossata, basta, Ma è dura così. Guarda lì, il ritorno non esiste. Vabbè che lui pesa. Eccolo lì. Sta lì, sotto là. Ci sta guardando, perché scherzi. Io gli ho di prendere il primo. Ma cacciavite non ce l'ho, nessuno c'ha un cacciavite. No. Ma da far che cosa? Sì, devi così smollare. No, devi smollare quell'altra, quella di qua che ti lavora. La brugola ci vuole lì. Ce l'ha perché ha tirato fuori. Quella di smollare. Così torna indietro veloce e va bene. Ma devi smollare la molla. Perpento adesso la prima discesa che no. Anzi un buco, l'ammortizzi ancora di più. Sì, va giù a fondo come l'altra. Lascia andare giù. E indietro tutta. Già a posto. Devi accorciare un po'. Devi accorciare un po' la forcella di tagliare. Distanziale. Dentro. La molla. No? Lo accorci 5 mm. Non c'è mica le molle. In modo che poi avere un po'. C'è la molla, ma c'è dentro quel scemo. Voglio chiedi a Ciro se c'è. C'è di Anna distanziato. Prendi il flessibile, tagli e basta. No, deve essere. Ma i miei erano rotondi, però non c'avevo l'angolino. Me lo dai che il 2 mefiografo fa, perché così indietro tutto, non hai più regolazione. Sì, ma già un po' uscita. Ma lavora meglio quando è smolato di là, Già è più morbida, Già così, sì. Capotata assicurata. Così dura così, ti vai appena fai, pum, poi fa, non la prendi, bloppate. Devi non andare giù quasi in fondo, La forcella fa bombo, ti rimbalza troppo, dura così. Poi anche in discesa, tu freni e ammortizza, cioè la va giù, dici che quella lì la va. Qualche sera te la porto su, te la lascio lì. Pare, meccanico è chiuso fino a minchia! Fino a... E questa?
Smettiamo di guardare. Figaro! Sì, ma l'Endrè d'Entocchi, è piegato il telaio qua. È stato ammazzato a Bisbino quel sasso lì che cazzo. No, ha piegato il telaio, È figa, ma che legnata. Vabbè, la trizza la pedana. Non puoi, la rompi. Ho provato a picchiarlo da qua, ma... Non riesci, non vedi a distanza. Solo proprio, una pressa, proprio qua. No, sai cosa devi fare? L'avevo fatto io con il coso. Devi scaldarlo così, quando c'è sul peso, no, perdi per strada. Se prendi un pappagallo super, di quelli grossi, lo pieghi. C'è scritto, super. Lo pieghi. No, deve essere lungo, uno di quelli lunghi, grossi, da... Metti per terra la moto. No, ma questo qua dietro è vuoto. Oh. Vedi che è tutto vuoto, lo pieghi, Tiri via... Fai questo. Tiri via la pedana, metti dietro... Facile che strappi il coso. Prendi il coso della ferrovia. Ti si piega il ferro. Devi prenderlo da dietro. Devi prenderlo da dietro col pappagallo grosso, lo tiri. Il palanchino della ferrovia. Quelli che tengono sulle rotaie, c'è il gancino. Anche. Figa se lo pieghi. Anche, però devi appoggiarti al coso. Metti per terra la moto, metti sul piede che se ti scappa ti castri. Sei a posto. Io lo darei un cinico di scarto. Ci vuole lungo. Non devi picchiarlo. Devi proprio piegarlo. Ma ti serve una leva lunga. Non ce la fai. Anche con questo, se ti appoggi qua. Figa, lavori sul cuscinetto lì. Bene, qua il cuscinetto è qua. Cazzo, qua non che leva fai. Che fai? Devi fare una leva della Madonna per piegarlo, sennò non riesci. Se non riesci a tirarlo avanti. E che indietro un bel pezzettino.